Ciao ragazzi, ciao ragazzi, eccomi qua. Come vedete sono ritornata con un altro video e sono ritornata con un altro video in collaborazione, questa volta con il gruppo di Facebook Le Passion Youtubers, capitanate da Mary del canale Makeup per Passione, da Sara del canale Il Mondo di Sara e dell'altro canale Sara ASMR. Giù nel box informazioni vi lascio tutti i link diretti ai vari gruppi e anche alle ragazze naturalmente che come me hanno deciso di fare questo video in collaborazione. E questa volta le ideatrici del gruppo hanno deciso di fare il video sul potere del packaging, nel senso in questo video vi mostriamo tutti quei prodotti che abbiamo di make up che sono strabellissime proprio appunto nel packaging, nella confezione. Io ne ho selezionati circa una decina e già ve lo dico, sono tutte palette, perché devo dire la verità, naturalmente ci ho pensato, no, a cosa mostrarvi in questo video, cioè andando a vedere un po' nella mia collezione make up. Veramente per me i packaging più belli assolutamente sono le palette, e quindi vado a mostrare le palette e cominciamo subito. Allora cominciamo con due di Make Up Revolution, che sono entrambe della linea Chocolate, della High Earth Make Up. La prima che vi mostro è questa qua, che è la High Earth Chocolate. Questa è una delle prime che diciamo High Earth Make Up ha creato, infatti ce l'ho da tanto tempo. Cioè non si può niente, non si può dire niente su questo packaging, è veramente bellissimo, sembra veramente una tavoletta di cioccolato vero che si sta sciogliendo, veramente bellissima. Quindi appunto questa sicuramente è una appunto dei packaging più belli che ho. La seconda è uguale, sempre a forma di cioccolato, però cambia il colore. Sarebbe la Chocolate Rose Gold, vedete, è uguale a quella, solo che la tavoletta che si sta sciogliendo appunto è di colore rose gold. E questa, sapete, è la, se vi interessa magari, è la dupe della Rose Gold di Huda. Ce l'ho da poco e c'è, questa forse è ancora più bella di quella, però appunto anche quella dovevo inserire perché alla fine cambia solo il colore. Cioè questa è veramente fantastica, tutte le High Earth Chocolate, cioè tutte le chocolate, le varie chocolate che ha fatto High Earth Makeup sono bellissime, e appunto quindi appunto dovevo inserirle entrambe in questo video. Poi voglio inserire anche una nuova palette che ho acquistato da poco, che in realtà ancora devo usare. Infatti vi ho promesso anche un video preparazione che farò più là, però anche di questa non si può dire che il packaging non sia bellissimo. Sto parlando della W7 Blazin, cioè veramente bellissimo, ha questo color arancione acceso con questi dettagli della scritta in oro, secondo me è bellissima questa palette. E quindi diciamo la inserisco in questo video, ve la apro anche magari così se vi può interessare. Questa qua magari se vi può interessare, a parte il packaging, comunque per quello che c'è dentro, la trovate su Maquillaia a 5 euro. Poi un'altra palette che anche questa ho da pochissimo, però la trovo molto molto carina sinceramente il packaging, quindi appunto ho voluto inserirlo in questo video, è la Unconventional Nude di Shaka. Questa l'ho comprata da poco, infatti ho fatto un video acquisti da poco che magari vi lascio qui da qualche parte durante il video. Cioè è molto sfizioso il packaging, sembra una busta, una cartolina che poi appunto si apre e dentro c'è il contenuto che appunto non è una lettera ma il makeup. Quindi anche questa mi piace tantissimo e quindi molto molto bello il packaging, e quindi lo inserisco in questo video. Poi molto molto bella, cioè veramente sono gusti, perché comunque è molto bella per me, però comunque è un po' particolare, è un po' dark forse, però io la trovo bellissima e devo dire la verità, l'ho presa principalmente per il packaging, perché è veramente bellissima, la Saint Sinner di Kat Von D. Questa è la palette, questo è il packaging esterno, cioè la confezione. Se vi faccio vedere quella che c'è all'interno è ancora più bella. Cioè questa è la palette, guardate che bellissima, è bellissima. E poi c'è, cioè, anche come si apre, bellissima. Guardate qua, cioè è spettacolare, veramente bellissima. Quindi come non inserirla in questo video? Veramente bella, bella, bella. Poi passiamo adesso a quattro palette, tutte e quattro di Too Faced. Devo dire la verità, Too Faced tra i vari, diciamo così, marchi high cost, secondo me è l'azienda che fa i packaging più belli. E io vi faccio vedere tutte e quattro le palette che io posseggo di Too Faced. Allora, sicuramente, allora, tra quelle molto carine c'è la Too Faced Funfetti.
Forse tra le quattro che ho è quella col packaging più brutto, però comunque per me è bellissimo. All'esterno si mostra così, a parte c'è la, già la confezione esterna è bellissima. E poi dentro anche c'era appunto uguale a quella esterna, guardate che bella. Fanfetti con tutta questa fondo rosa con questi cuori, cioè veramente bellissima. E anche dentro secondo me le palette di Too Faced sono bellissime, con questo specchio a cuore. E qua troviamo gli ombretti, bellissima, cioè io la trovo veramente bellissima. Diciamo che Too Faced fa sempre secondo me comunque appunto dei packaging straordinari. Poi faccio vedere anche la chocolat bonbon, cioè questa, guardate qua, cioè guardate questa quanto è carina, rosa con tutti questi cuori in rilievo. Poi c'è questo cuore grande con scritto chocolat bonbon all'interno, anche molto bella, con i vari appunto ombretti a cuore, tranne i due diciamo così per l'arcata, bellissima anche qui con la scritta chocolate e questo specchio, cioè veramente straordinariamente bellissima. È la stessa cosa, che è molto simile alla fine come packaging della semi della chocolate bonbon, e la sweet patch, cioè sia il cartone esterno che naturalmente il packaging in sé è stupendo. Cioè guardate qua, cioè quella c'aveva i cuori, questa c'ha le pesche, cioè l'adore, vabbè, c'ha le pesche appunto, tutto sfondo che va appunto, vedete, rosa, chiaro rosa, e poi va nell'arancione con tutte queste pesche a rilievo, e poi c'è una pesca gigante appunto, ho scritto sweet patch, stessa cosa all'interno, ci sono i vari ombretti e poi qua c'è scritto sweet patch con lo specchio, cioè veramente forse queste due sono le palette forse più belle che ho a livello estetico, ma sono anche buone internamente, però appunto in questo video parliamo del packaging, bellissima. L'ultima palette che vi faccio vedere è questa Boss Lady Beauty Agenda, questa mi è stata regalata dal mio fidanzato a Natale su richiesta, devo dire la verità, e cioè è bellissima, cioè io ce l'ho sia questa che la Kat Von D, ce l'ho sulla mia postazione a bella vista, perché comunque queste palette devono essere viste anche come decorazioni perché sono veramente bellissime. E all'interno appunto anche ciò che c'è all'interno è bellissimo da vedere, c'è questa agenda bellissima con scritto Don't Let Today Be a Waste of Makeup, appunto Too Faced, e poi anche quello che c'è all'interno che sono, sembrano due agende, ma in realtà una è un'agenda e un'altra c'è il trucco, cioè qui c'è il trucco, bellissima, e qui c'è l'agenda, cioè veramente penso siano bellissime. E niente ragazze, questo appunto per quanto mi riguarda, per me sono i prodotti più belli che ho per quanto riguarda appunto il packaging, il potere del packaging, così si chiama il video. Come sempre, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like, commentare, condividere, iscriviti al mio canale se non siete ancora iscritto, iscritta, attivate la campanella se non l'avete ancora attivata. Sotto la box informazioni vi lascio sia la pagina Facebook che la pagina Instagram. Su Instagram quasi tutti i giorni sono attiva, e quando posso, che più o meno 2-3 volte a settimana, faccio anche delle dirette dove mi preparo con voi, ne ho fatte molte molte di recente. Vi invito ancora una volta ad andare a vedere anche il video delle altre ragazze che hanno partecipato, iscrivetevi anche voi se volete a questa pagina Facebook, se avete anche voi un canale per appunto fare queste collaborazioni e per comunque farci conoscere un po'. E niente ragazze, basta, io chiudo con questo video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!